la ringrazio. Posso dire una cosa su Togliatti, interessante? Ma pure lei su Togliatti. No, attualissimo, perché certo, mi sembra molto attuale. Togliatti, sì, è stato il primo, no, sì, che aveva come amante Nilde Iotti, sì, che certo, all'epoca aveva un amante, era sicuramente più scandaloso rispetto a oggi. Erano dunque anche un po' clandestini, però ci vedeva lungo, perché Nilde Iotti è stato il primo presidente donna della Camera. Forse non aveva vinto qualche concorso, sbaglio, allora si vinceva, cioè, Nilde Iotti come la Minetti, dice lei? No, io dico che ha fatto il presidente della Camera e che era l'amante di Togliatti. Come mi sembra che nessuno abbia vinto un concorso, né la Minetti né la Iotti. Ma la Iotti faceva politica da sempre, la faceva benissimo, soprattutto nella stanza sopra di Bottega Oscura, e lì forse la faceva molto bene. Cioè, lei dice che come possiamo, a chi possiamo paragonarla? Tutto il mondo e il paese, siccome adesso tutto bunga bunga e quant'altro, volevo ricordare, visto che si parlava di Togliatti, che l'amante di Togliatti è diventata presidente della Camera. E quindi a chi la possiamo paragonare oggi? Ma che mi frega, mi faccio un'analisi comparativa, sto soltanto ricordando. A volte le scorciatoie aiutano, è che il mondo è sempre stato uguale, forse era anche un po' peggio, perché poi una compagna comunista, amante presidente della Camera, insomma, quando non era mica come me una donna di destra. Quindi a volte le scorciatoie aiutano. Beh, in quel caso sicuramente escludo che se non fosse stata l'amante di Togliatti non credo sarebbe mai diventata presidente della Camera, con lo chignon molto sobria, però poi quello faceva. E se la Minetti non avesse conosciuto Berlusconi non sarebbe consigliere regionale Lombardia, ma guarda, la sulla Minetti avrei preferito onestamente che non fosse mai diventata consigliere regionale. Io vabbè, quello l'ha già detto, sì. Quindi, ma il paragone si può fare, no? Una frequentatrice, io non di voglio fare paragone. Ricordo nella storia della Repubblica di una donna, cioè, comunista, del Partito Iotti Comunista, col diversa, capo dei comunisti, che è l'amante del capo e che diventa presidente della Camera. Siccome qua nessuno vince dei concorsi, benissimo, e oltretutto c'è anche chi vince la lotteria senza comprare il biglietto. Io non so che biglietto ha comprato Nilde Iotti. Ma lei davvero è uguale? È la stessa ma cosa. Ma uguale a cosa? Chi? C'è la storia sto raccontando un episodio della storia. Da Nilde Iotti così nasce. Poi sarà stata meravigliosa, bravissima, intelligentissima, stupendissima. Ma mai avrebbe fatto il presidente della Camera se non fosse stata l'amante di Togliatti. Dunque, le scorciatoie c'erano ieri e ci sono oggi, giusto? Si c'erano può dire questo? Ieri e ci sono oggi.